Cari amici di YouTube, buongiorno a tutti e bentornati nel mio garage. Quest'oggi ci troviamo in compagnia della mia lavatrice Atlantic LF454TX e poiché nella giornata di ieri abbiamo visto i risciacqui e le centrifughe intermedie della Electrolux Perfect Care qui a fianco, quest'oggi per par condicio daremo un'occhiata ai risciacqui e le centrifughe intermedie proprio dell'Atlantic. In questo momento la lavatrice sta terminando la fase di lavaggio di un carico composto da asciugamani, tovaglie e canovacci e procederà adesso con l'esecuzione del cool down, che prevede il prelievo di un determinato quantitativo d'acqua a tempo. Vediamo un po'. Ecco qua. Questo carico di biancheria è stato precedentemente lavato a 60 gradi, come possiamo vedere, utilizzando il programma 3, che qui viene denominato sporco normale. Per il programma 3 è prevista una temperatura massima di 90 gradi, tuttavia qui ne sono stati utilizzati solo 60, che per questa tipologia di carico sono più che sufficienti. È tutta biancheria, in ogni caso resistente alle alte temperature, 100% cotone, per cui non vi è alcun problema nell'utilizzare i 60 gradi. Possiamo vedere che il livello dell'acqua in vasca sta pian pianino aumentando e, come già sappiamo, in questa fase il tasto mezzo carico non ha effetto, per cui anche nel caso fosse premuto, la fase di cool down viene sempre e comunque eseguita. Il cool down è molto importante, soprattutto quando si fa uso di alte temperature, 70, 80, 90 gradi, ma anche i 60, per evitare lo shock termico quando poi si passa ai risciacqui e viene prelevata acqua fredda. Il termine cool down è traducibile in italiano proprio con abbassamento di temperatura o riduzione della temperatura, diciamo. Scarico dell'acqua del lavaggio. Durante la fase di scarico del lavaggio il cestello viene mantenuto in rotazione. Questo aiuta ad evitare anche l'ingolfamento del sistema di scarico della lavatrice. In ogni caso la pompa magnetica Copreci è perfettamente in grado di evacuare tutta l'acqua dalla vasca entro il tempo previsto, abbondantemente entro il tempo previsto. Questo carico di biancheria è stato lavato utilizzando un detersivo in polvere, che è questo qua, il Vanto 100 misurini, e voglio ringraziare calorosamente l'amico Marco per avermi procurato questo mega sacchettone di detersivo, un detersivo che si sta rivelando molto molto valido, un detersivo di cui me ne vanto proprio. Battutaccia. Come detersivo si sta dimostrando molto efficace, soprattutto sui bianchi,
ma anche su questa tipologia di carico. Un sacchettone da 100 misurini costa appena 19,90 euro, quindi anche particolarmente economico come prodotto. Economico ma valido, diciamo. Non sempre un prodotto economico deve per forza essere di qualità scadente, anzi, non vuol dire assolutamente nulla questo. Esistono prodotti economici che sono validissimi. Primo di quattro risciacqui, programma 7. Il programma 7 in questa lavatrice Atlantic viene denominato risciacqui energici, a differenza del programma 14 che invece viene denominato risciacqui delicati e si trova nel rispettivo settore dei delicati. Abbiamo visto che nella Atlantica al termine del lavaggio non viene eseguita alcuna centrifuga intermedia, naturalmente, si passa subito al primo risciacquo. L'acqua del primo risciacquo viene prelevata in fase completamente statica. Possiamo forse vedere, se accendo anche un po' il flash, l'ingresso dell'acqua in vasca dalla parte anteriore della vasca stessa, immediatamente a fianco della guarnizione dell'oblò, per intenderci. Il primo risciacquo avviene in due tempi. In questo primo tempo, questa prima fase, diciamo, il livello dell'acqua in vasca viene mantenuto basso. Successivamente il timer scatterà in avanti di una posizione e verrà aggiunta dell'acqua a tempo, come già sappiamo. In questa lavatrice Atlantic è presente un pressostato di tipo monolivello che gestisce praticamente tutti i livelli utilizzati qui in questa macchina. Il livello alto viene ottenuto prelevando dell'acqua a tempo, grazie ad una particolare camma presente nel timer che va ad alimentare ad intervalli e a più riprese l'elettrovalvola di carico. Il quantitativo d'acqua prelevato a tempo dipende strettamente dalla pressione dell'impianto idrico. Più elevata è la pressione, più acqua verrà caricata. Diversamente, se la pressione dell'impianto idrico non è particolarmente elevata, verrà prelevata meno acqua. Il Possiamo notare anche la formazione di un po' di schiumetta qui nella parte bassa dell'oblò. Schiumetta normalmente presente all'interno del carico. Questo d'altronde è il primo risciacquo dopo la fase di lavaggio, per cui tutto normale. Possiamo notare che effettivamente questo primo risciacquo mantiene un'andatura piuttosto energica delle rotazioni del cestello. Le rotazioni sono pressoché continue in entrambi i sensi, intervallate da pause molto brevi. Come anticipato, il timer adesso è scattato in avanti di una posizione ed è stato abilitato il prelievo a tempo, che ci consentirà di ottenere quindi un livello d'acqua in vasca piuttosto alto, essendo la pressione idrica qui nel garage piuttosto elevata. Guardate infatti come sta aumentando rapidamente l'acqua all'interno del cestello.
In questa seconda fase del primo risciacquo viene invece utilizzata un'andatura più delicata delle rotazioni, che sono diventate adesso più brevi e intervallate da pause lunghe. Guardate che bel livellone. Ottimo, ottimo, veramente molto molto buono. Anche nel caso del primo risciacquo, il tasto mezzo carico non ha effetto. Quindi il super livellone di acqua in vasca viene sempre e comunque raggiunto, a prescindere. Super! Questo sì che è un bel livello alto, ah! Eh? Nulla a che vedere con altre lavatrici. E scarico nell'acqua. Scarico dell'acqua del primo risciacquo. Possiamo notare che sebbene in vasca ci sia della schiuma, un po' di schiumetta diciamo, l'acqua viene comunque scaricata senza il benché minimo problema. Voilà. Scarico completato con successo. Al termine del primo risciacquo, sebbene possiamo notare che il cestello viene mantenuto in rotazione durante la fase di scarico, non viene eseguita alcuna centrifuga intermedia. Si passa direttamente al secondo risciacquo. Solo dopo il secondo risciacquo verrà eseguita la prima centrifuga intermedia. La pompa di scarico, come ben sappiamo, è una Copreci di tipo magnetico, che in questo momento si presenta anche discretamente silenziosa. Diversamente da quando recuperai questa lavatrice, da quando portai a casa, diciamo, questa lavatrice, in quel frangente la pompa di scarico si presentava estremamente rumorosa, una rumorosità tale da coprire addirittura il suono del motore in centrifuga. La pompa di scarico è stata sistemata smontando il rotore magnetico e ponendo del grasso sulle boccole. Il rotore magnetico, infatti, in questa tipologia di pompa ruota su delle boccole ed è importante che queste boccole siano ben ingrassate. L'ingrassaggio delle boccole ha ripristinato la normale silenziosità della pompa di scarico, senza alterarne il corretto funzionamento. Infatti, come abbiamo visto, la pompa è perfettamente in grado di scaricare tutta l'acqua dalla vasca nel giro di pochi secondi. Siamo passati ora al secondo di quattro risciacqui,
la cui fase di caricamento dell'acqua avviene esattamente allo stesso modo di tutti gli altri, ovvero a cesto fermo. E voilà. Questa volta, tuttavia, una volta raggiunto il livello del pressostato, la macchina inizia a prelevare acqua a tempo già da subito. In questo secondo risciacquo viene utilizzata un'andatura energica delle rotazioni del cestello. E il livello dell'acqua in vasca pian pianino aumenta. Visto che bella rotazione lunga, da fare invidia alle moderne lavatrici con gestione tramite inverter del motore. Super! Questo è un signor livello di risciacquo. Ma d'altronde, da una lavatrice Atlantic cosa ci saremmo aspettati? Ovviamente che caricasse un ocean di acqua. Battutaccia anche questa, veramente scarsissima. A parte gli scherzi, apprezzo veramente questa metodologia di caricamento d'acqua, che se vogliamo è a tutti gli effetti un carico dinamico, in quanto l'acqua viene progressivamente caricata, seppur in numerosissime riprese, ma con risciacquo già bello che è avviato, senza perdere tempo. Via, si corre avanti, ottimizzando al meglio le tempistiche anche nell'esecuzione del programma. Scarico dell'acqua del secondo risciacquo. Scarico dell'acqua completato con successo e distribuzione del carico all'interno del cestello in vista della prima centrifuga intermedia. Accendiamo pure anche un po' di luce, ci avviciniamo un po'. Niente paura per questo ronzio che si sente in sottofondo, è dovuto semplicemente ad una leggera vibrazione della lamiera di un fianco della macchina. Questo non è sinonimo di un guasto imminente della lavatrice. Vediamo che abbiamo delle bellissime rotazioni in cui il carico viene quasi satellizzato, ovvero rimane quasi completamente incollato alle pareti del cestello. Certamente anche la quarta pala presente in questa tipologia di cestello, che vi ricordo essere di produzione Ardo, contribuisce a rendere
L'azione di lavaggio e risciacquo particolarmente energica ed efficace. Vediamo adesso. Centrifuga intermedia a 400 giri al minuto. Centrifuga stabilissima. Sentite? Non so se avete fatto in tempo a sentire lo sciabordio dell'acqua che veniva progressivamente espulsa dal carico e pian pianino veniva scaricata dalla vasca. Questa è una centrifuga da manuali, ragazzi miei. Semplicemente impeccabile. Silenziosissima, grazie anche soprattutto al motore di tipo ad induzione. Ma soprattutto molto 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 stabile. Oddio, per quanto riguarda la stabilità, giocano un ruolo fondamentale anche i 400 giri di centrifuga. Un regime veramente molto molto basso. Caratteristica tipica, diciamo, di molte lavatrici prodotte per il mercato italiano fino ai primi anni 2000. Anzi, azzarderei quasi fino alla prima metà degli anni 2000. La centrifuga in questa Atlantic avviene in senso orario e analogamente alla Perfect Carrieri anche qui il carico è rimasto per buona parte incollato alle pareti del cestello, salvo poi piombare giù di colpo in una botta sola. Spegniamo pure l'illuminazione, così da preservare la batteria dello smartphone. Siamo passati al terzo risciacquo, le cui caratteristiche sono esattamente le stesse dei risciacqui precedenti: carico statico fino al raggiungimento del livello del pressostato, successivamente caricamento d'acqua a tempo. E voilà, terzo risciacquo. Questa volta, se l'opzione mezzo carico viene inserita, ha effetto. Per cui, se si dovesse utilizzare il mezzo carico, non viene raggiunto il livello alto. Questa cosa vale anche per il secondo risciacquo che si è appena concluso. E anche per il quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente, che sarebbe il programma 8, che qui viene denominato trattamenti speciali. Anche per questo risciacquo
viene utilizzata nuovamente un'andatura più delicata, con rotazioni brevi e pause lunghe. È bello apprezzare che già dopo una prima centrifuga intermedia a solo 400 giri, la schiuma presente in vasca è quasi del tutto scomparsa. E intanto il livello sale, sale e sale. E casomai ci metteremo anche un po' di pepe. Oggi siamo proprio in vena di battute squallide, cari amici. Scarico dell'acqua del terzo risciacquo. Hai sentito che bello scatto deciso che dà il timer quando passa da una fase all'altra? Si sente proprio un bello stack. Sebbene ci sia un po' di gioco sulla manopola, che ormai ben sappiamo, il timer comunque funziona correttamente. L'orologeria non è spanata e, come abbiamo sentito, lo scatto da una fase all'altra avviene in maniera decisa e senza esitazione. Distribuzione del carico in vista della seconda centrifuga intermedia. Riaccendiamo di nuovo un po' di luce. Ancora una volta ripeto questo ronzio che si sente, che generalmente si sente solo a vasca vuota, non è motivo di preoccupazione, è una semplice vibrazione della lamiera. Che rumoraccio, che ferraglia di lavatrice, schifo, blah! Molto meglio una lavatrice completamente elettronica, silenziosissima, o forse no. Centrifuga intermedia a 400 giri, perfetta anche in questo caso. Si può apprezzare, durante questa fase di centrifuga, un leggero arricciamento della guarnizione dell'oblò. Anche da questo lato.
Cosa ne pensate di questa lavatrice Atlantic? Vi piace, non vi piace, fa schifo, la portiamo in discarica? L'unico aspetto, se proprio vogliamo essere veramente pignoli, negativo, tra virgolette, di questa Atlantic risiede proprio nel basso regime di giri utilizzato in centrifuga. Dico tra virgolette proprio perché, almeno qui a casa mia, questo non è un problema, in quanto qualora si desiderasse ottenere delle prestazioni di centrifuga migliori, basta semplicemente trasferire il carico nella Perfect Care 600 qui a fianco ed eseguire nuovamente la centrifuga a 1200 o 1400 giri, soprattutto nel caso in cui si desideri successivamente asciugare il carico in asciugatrice. È sempre molto importante in tale evenienza centrifugare il carico al più alto numero di giri possibile. Sarebbe assolutamente impensabile mettere direttamente in asciugatrice un carico centrifugato a 400 giri, insomma. A parte l'enorme dispendio di energia elettrica, le prestazioni di asciugatura sarebbero assolutamente insufficienti. Programma 8. Trattamenti speciali, ovvero risciacquo finale con additivo ammorbidente. Ecco, se vogliamo ulteriormente essere pignoli, un altro aspetto che magari a qualcuno potrebbe dare un po' fastidio è proprio la brevità del risciacquo finale con ammorbidente, che come possiamo vedere non prevede alcuno scatto. Infatti lo scatto consecutivo è direttamente il programma 9, che sarebbe la centrifuga finale. Avrebbero tranquillamente potuto mantenere uno scatto in più tra il programma 8 e 9 e allungare sensibilmente la durata del quarto ed ultimo risciacquo. Avrebbero tranquillamente potuto renderlo uguale al primo, che come abbiamo visto si svolge in due fasi distinte. Qui invece no. Abbiamo un risciacquo finale che è un po' un risciacquo lampo, ma quantomeno viene utilizzata nuovamente un'andatura energica delle rotazioni. E naturalmente il prelievo d'acqua a tempo. Se dovessi dare un voto a questi risciacqui, mi sentirei di dare tranquillamente un 9, così come darei anche un bel 9 anche alla fase di lavaggio, che avremo poi modo di vedere con calma in un altro video, ma che peraltro abbiamo forse anche già visto in passato più o meno. Il livello dell'acqua in vasca aumenta sempre più in alto. Belle rotazioni lunghe, pressoché continue. Sì, proprio vero che le lavatrici di una volta facevano schifo.
consumavano tanta acqua, tanta corrente, le prestazioni erano scadenti. Sì, tutto vero. Scarico dell'acqua del quarto ed ultimo risciacquo. Come abbiamo visto, si è trattato proprio di un risciacquo lampo. Mi sarebbe piaciuto che almeno il risciacquo finale fosse durato un pochino di più. Scarico dell'acqua ultimato con successo e distribuzione del carico in vista dell'esecuzione della centrifuga finale. Programma 9. Come possiamo vedere, tralasciando quel pelinino di gioco che c'è sulla manopola, fra il programma 9 e lo stop sono presenti due scatti consecutivi del timer, ma in questa lavatrice Atlantic la centrifuga si svolge sempre e comunque a 400 giri, velocità massima prevista. Ho recentemente avuto conferma ai miei dubbi da parte di un mio follower che nei modelli di fascia più alta i due scatti consecutivi del timer consentono di raggiungere gli 800 o addirittura i 1000 giri di centrifuga, ovviamente utilizzando un motore con doppio avvolgimento. Per cui sì, abbiamo avuto la conferma che questo timer è già concepito per gestire tranquillamente un motore a doppia velocità e quindi una doppia velocità di centrifuga. E dovremmo esserci. Ma perfetta. Centrifuga finale da manuale, direi. Assolutamente impeccabile, cari amici. Che silenziosa. È un piacere per le mie orecchie. Silenziosità garantita anche da un motore ad induzione di eccellente qualità, tipica dei motori sole, ampiamente utilizzati anche in casa Zanussi. Potremmo quasi dire che questa lavatrice Atlantic ha un cuore zanussiano per certi versi. Anche se in verità questa Atlantic con Zanussi non ha assolutamente nulla a che vedere. Questa è 100% Ardo. Motori sole, tuttavia, venivano utilizzati da numerosissimi produttori, tra cui per l'appunto Ardo, Zanussi, ma anche Ariston, Indesit, Ignis e anche qualche Whirlpool. Vabbè, Whirlpool ed Ignis di fatto facevano parte del medesimo gruppo.
secondo scatto del timer e mantenimento dei 400 giri al minuto. In un modello con doppia velocità di centrifuga, qui avremmo raggiunto un più elevato regime, 800 o anche 1000 giri al minuto. Lavatrici come questa non ne troveremo veramente mai più. E personalmente mi ritengo veramente molto 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 soddisfatto da questa Atlantic. Semplice, basica, senza tanti fronzoli, ma veramente molto efficace nel suo lavoro. Il mio voto complessivo a questa lavatrice si attesta sul 9. Che caldo ragazzi quest'oggi, c'è un'afa pazzesca. Speravo che ieri sera rinfrescasse un po' con il temporale, invece ci ha solo illuso. Almeno ieri c'era un po' di brezza, quest'oggi proprio l'aria è completamente ferma e quindi l'umido e l'afa si sentono proprio in maniera molto fastidiosa. E voi cari amici, cosa ne pensate di questa Atlantic? Ditemi la vostra. Questa centrifuga a solo 400 giri, bah, che schifo! Orrenda, orribile, porcheria! Programma terminato. Timer adesso dovrebbe stare così, sullo stop. Ecco, posizione corretta. Vediamo che al termine del programma il timer ovviamente si porta sullo stop e si spegne anche la luce spia rossa qui di presenza tensione. Un particolare che mi è sempre piaciuto di queste lavatrici Atlantic e delle Ardo in più generale è questa luce spia enorme proprio, questa enorme luce spia quadrata che sembra quasi una di quelle luce spie che veniva utilizzata negli anni 80 e 90 nei congelatori a pozzetto, diciamo. Chi mi dice che non sia proprio una di quelle fatta così? Il micro ritardatore si è già disecitato, si è sentito il click. In ogni caso, dal momento che l'accensione e lo spegnimento di questa lavatrice avviene tramite la manopola del timer, spingiamo la manopola all'interno, così da spegnere la macchina, e apriamo pure l'oblò. L'oblò qui può essere aperto solo fino a circa 90 gradi rispetto al mobile e non si deve assolutamente forzarlo oltre, onde evitare di danneggiare la cerniera. Tastiamo giusto per curiosità. Ah, Dio mio, la biancheria è umidissima, praticamente fradicia d'acqua ancora. Sì, 400 giri effettivamente al giorno d'oggi sono più che mai insufficienti. Guardate però che bianco, soprattutto qui sulla tovaglia, guardate che bianco splendente. Ottimo, ottimo, veramente ottimo. Ampiamente soddisfatto dalle prestazioni di lavaggio e risciacquo di questa Atlantic. Ora con buona probabilità trasferirò il carico nella Perfect Care e darò poi un colpetto anche nella Castor che si trova nell'altro garage. Potrei anche stenderla così com'è in verità, tanto con il caldo che c'è quest'oggi probabilmente entro sera questa biancheria sarà già perfettamente asciutta. Ma
quasi quasi la lascio così. Quest'oggi niente asciugatrice, risparmiamo un po' di energia elettrica. Bene, cari amici, per questo video direi che è tutto, spero vi sia piaciuto, spero come sempre di avervi intrattenuto in modo piacevole, divertente e istruttivo. Lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuta o no, e noi ci rivediamo più avanti con qualche nuovo ed interessante contenuto. A presto e fino ad allora, statemi bene!